Una folta schiera di corridori nel panorama irreale del centro di Milano alle 5 e mezzo di mattina. Sono i partecipanti alla Run 5.30, corsa dei 5 km e mezzo che da anni il modenese Sergio Bezzanti organizza, buttando giù dal letto migliaia di appassionati a Venezia, Roma, Bari, Modena e ora anche a Milano, dove l'evento ha preso vita su iniziativa dell'imprenditore Pierpaolo Spolaore. L'atmosfera a quell'ora è un'atmosfera decisamente magica e la bellezza appunto di correre senza traffico attraverso il parco ci ha invogliato appunto a fare questo evento benefico e che esalta i valori universali dello sport. Più che una corsa, a lottare per la vittoria è un allenamento collettivo che ha attraversato il parco cittadino e percorso le strade del centro con partenza e arrivo in Piazza Martiri per una sveglia davvero insolita. Per le 7 tutto era già finito, la città si è svegliata senza avere idea dell'onda festante e silenziosa che aveva attraversato le sue strade. Ad ogni partecipante una maglietta personalizzata con il logo dell'evento. L'utile della vendita delle magliette è stato devoluto alle popolazioni della Riviera del Brenta colpite dal tornado. Non per fare polemiche, ma visto che lo Stato nazionale non ha aiutato chi ha veramente bisogno, noi invece che siamo vicini al territorio e a chi ha veramente bisogno, siamo ben felici appunto di porre in essere iniziative di questo genere che vanno appunto a vantaggio di chi è più sfortunato.